L'economia italiana è veramente impostata su quella che è la piccola e media impresa, sono in percentuale tantissime le piccole e medie imprese che in tutto il nostro paese portano avanti l'economia delle realtà locali, delle realtà territoriali, ed ecco che è su questi presupposti che Confartigianato, provincia di Ancona e Pesaro, ha organizzato una settimana dedicata proprio agli artigiani, all'associazione di Confartigianato. Si chiama Ars Ingenium, una serie di convegni che dal 27 di settembre fino al 3 ottobre si avranno luogo in questa meravigliosa location che è la rotonda sul mare di Senigallia, per affrontare diversi temi. Presenti tantissime personalità, tantissime personalità chiaramente dell'associazione, ma anche a livello politico, a livello culturale, perché poi non a caso la parola artigianato contiene in sé per sé la base della parola arte, quindi le cose si coniugano perfettamente. Una serie di incontri che Rossini TV seguirà per voi. Il presidente di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, è un momento importante, una manifestazione importante, una settimana di lavori, Ars Ingenium. Cosa significa esattamente questa definizione? Beh, intanto l'artigianato, diciamo, nasce la mostra con l'idea di una mostra appunto per artigianato artistico, però in questa settimana vogliamo parlare di artigianato a 360 gradi. Artigianato non è solo artigianato artistico, naturalmente ci sono tante piccole imprese che operano in questo mondo, quindi noi vogliamo riportare all'attenzione proprio i temi di queste imprese che stanno anche andando molto bene in questo momento per molte attività e molte categorie, però vediamo anche delle criticità che sono sicuramente dietro l'angolo e dobbiamo affrontare quelle che possono essere le difficoltà. Vorremmo che questa ripresa, che è partita appunto molto bene, si possa trasformare appunto in una ripresa sostenibile. Per far questo abbiamo bisogno di fare veramente quelle norme, di mettere mano a tutte quelle norme che stanno creando difficoltà al fare impresa in questo paese, in particolare a questa tipologia di imprese. Allora, assolutamente dobbiamo accompagnare le nostre imprese in un contesto che sta cambiando e di cui dovremmo essere protagonisti, e abbiamo due temi da affrontare che sono prioritari: accompagnarle verso una sostenibilità che è sociale, economico, ambientale, e l'altro processo altrettanto importante è la digitalizzazione. Quindi oggi dovremmo puntare molto sulla formazione, accompagnando le aziende con un'associazione come Confartigianato che vuole essere sempre di più associazione di prossimità e quindi capace di interpretare quelli che sono i veri bisogni del nostro mondo. E io credo che mettendo in campo il valore artigiano, che vuol dire unicità, coraggio, tenacia, personalizzazione, potremmo dare una mano importante a costruire un pezzo del futuro importante di questo paese. I fondi oggi, diciamo che sono fondi allocati bene, nel senso che noi abbiamo fatto tante proposte già all'epoca del governo Conte, proposte che hanno trovato riscontro nelle sei missioni del PNRR, e quindi diciamo che la condizione sine qua non, perché noi possiamo essere soddisfatti, è che accolgono un concetto, cioè di mettere al centro e quindi declinare queste risorse in modo che siano le micro, le piccole imprese e l'artigianato ad essere quelli che possono usufruire di questi aiuti, e sono sicuro che li spenderanno altrettanto bene, perché oggi parlare di eccellenza artigiana, parlare di qualità artigiana, di made in Italy soprattutto, vuol dire parlare di artigianato italiano. Beh, intanto pensiamo a un futuro positivo. Crediamo che l'artigianato e la micro piccola impresa sia una realtà che può garantire un futuro positivo al nostro paese, e per questo dall'analisi che presenteremo questa sera proporremo al governo, alla regione, delle proposte per costruire un futuro che non può prescindere dall'artigianato e contemporaneamente ovviamente anche dalle piccole micro imprese. Assolutamente sì, parliamo di un artigianato che ha una legge quadro del 1985. Crediamo che in questo periodo siano cambiate tante cose, tanti aspetti, il mondo del lavoro è fortemente mutato, quindi crediamo che sia importante
prevedere nuove regole e comunque creare un contesto favorevole al fare impresa. Oggi è indispensabile che noi lavoriamo per garantire ai nostri imprenditori un futuro sereno con regole proponibili e rispettabili, e soprattutto si crei un contesto affinché nascano nuove imprese in un mercato fortemente rinnovato. Questa sfida che abbiamo in questo periodo di grandi riforme, noi chiediamo grandi riforme, è indispensabile per costruire un paese che possa competere in futuro con il contesto globale. Quindi un ruolo importantissimo della politica. Un ruolo della politica, e come Confartigianato, Impresa Ancona Pesarobino, stiamo lavorando per far sì che non manchi il nostro contributo di idee, senza avere la presunzione che le nostre idee siano le uniche, ma tutti insieme, come comunità, come attori del territorio, dobbiamo lavorare per garantire un futuro al nostro paese. E noi abbiamo sempre creduto sul sistema delle micro e piccole imprese, da tempi non sospetti. E da questo punto di vista le tematiche sono tante, c'è il tema delle competenze, perché le micro e piccole imprese hanno le stesse problematiche delle grandi imprese, ma spesso le competenze in termini sia di risorse finanziarie che di risorse umane non consentono di soddisfare queste esigenze. E qui noi abbiamo attivato ormai da tantissimi anni interventi formativi, c'è una scuola per imprenditori che direi ormai 15 anni che ci consente di interagire e interloquire con gli imprenditori. Poi c'è il tema del periodo, di questo periodo, è quello degli ecosistemi, e cioè non è detto che se un sistema come quello italiano è caratterizzato da piccole imprese deve aver problemi per forza, no? Quindi bisogna capire, nel rispetto di questa identità e di questa storia, cosa è possibile fare. Gli ecosistemi che cosa sono? Ci sono ovviamente in natura, è un concetto dell'ecologia, in questo caso sono artificiali, permettono di correlare e di collegare, pensiamo alle piattaforme tecnologiche, le piccole imprese alle innovazioni. Come? Facendogliele vedere, no? Cioè portandoli nei laboratori e facendo vedere che queste innovazioni si possono realizzare e a che cosa possono servire. Ecco, credo che in questa interazione l'università possa essere determinante per ragionare insieme alle imprese. Ormai c'è un interscambio continuativo anche da questo punto di vista, è una questione anche di linguaggi. Ma intanto con la partecipazione da parte degli imprenditori e di chi si occupa di questo argomento. Noi crediamo che il territorio sia un territorio sereno, che non ha problemi di infiltrazione di criminalità organizzata, ma soprattutto la vigilanza deve essere portata avanti soprattutto dalle imprese, e quindi noi siamo qui anche oggi per essere al fianco degli imprenditori. La sfida di una regione che si declina plurale, ma sa raccontare tante storie, tante eccellenze. Queste eccellenze possono diventare un patrimonio che, messo in sinergia con l'enogastronomia, con il turismo, con il commercio, può rappresentare il valore aggiunto, può rappresentare un valore che diventa e fa diventare sempre più attrattivo e più attrattiva la nostra terra. Beh, intanto cercando di essere all'altezza dell'ingegnosità e della velocità di cambiamento del settore. Diciamo, nella storia gli artigiani sono quelli che hanno fatto sempre i grandi cambiamenti, hanno portato rivoluzioni, hanno creato le innovazioni della storia, e noi abbiamo cercato di raccogliere un po' i cambiamenti di questo settore facendo una legge quadro sull'artigianato, che è, diciamo così, lo specchio di come il settore è cambiato e si è evoluto negli ultimi anni. Quindi da questa legge poi declineranno diversi bandi che andranno a dare sostanza e aiuto non assistenziale, ma alla crescita, all'innovazione e in qualche modo alla competitività del nostro sistema artigianale. Beh, diciamo che sulle aree interne c'è sicuramente maggiore presenza di artigianato, e nei requisiti che noi metteremo nei bandi staremo attenti a valorizzare chi, oltre a fare un'attività ancora difficile e dove è richiesta tanto lavoro fisico, ma c'è anche
ancora di più meritorietà nel fatto di farlo nelle nostre aree interne dove i collegamenti sono più difficili. Cercheremo insomma di valorizzare ciò che c'è di bello, non solo di artistico ma anche di innovativo. Io vedo tante attività artigianali che sono molto innovative e che forse messe in un network anche potrebbero diventare molto molto più forti sui mercati. Non è importante fare una miniatura della nostra città, noi non abbiamo bisogno di una fotografia. In questo momento i tempi sono cambiati, noi abbiamo bisogno di teste pensanti e ragionamenti. E io sono convinto che questo sarà veramente un laboratorio importante. Un laboratorio importante che determinerà quello che è il cambio di passo che dobbiamo affrontare all'interno di questa nostra società. Un cambio di passo che non significa cambio di persone. Vedete, quando io parlo di Confartigianato, quando io parlo di microimpresa, penso a mio padre, che è stato un piccolo commerciante. Ma non posso che pensare a Giovanni Angelini, che sta qua, che rappresenta la storia siciliana, no, fondamentalmente. O Egidio Muscellini, che a Ostra rappresenta un artista vero e proprio, che lavora lì, e molti altri di voi potrei citare. Capire, soprattutto per i nostri giovani, che la ripresa si può, la ripresa c'è, superare questo momento è fondamentale e lo può essere attraverso che cosa? Attraverso quelle che sono i più grossi, la più grossa ricchezza che abbiamo, questa e questa. L'artigianato, la Confartigianato è questo, è cuore, testa, mani. E da qui noi dobbiamo ripartire, a prescindere da quelle che sono le dimensioni. E dalla speranza di un'economia che non veda più la piccola, media impresa come un qualcosa da spremere. E non lo dico prima di tutto una sigla, perché fondamentalmente questa è la finalità, no? Chi lavora da solo, chi lavora con una partita IVA è qualcosa da spremere fino adesso, fino a qualche tempo fa. Non è più così. Oggi rappresenta non qualcosa da sfruttare, ma la speranza verso il futuro, perché solo attraverso la piccola impresa non riusciremo a superare. Solo attraverso un insegnamento, io credo che questo sarà un momento educativo estremamente importante per i più giovani, riusciremo a superare questa impasse che stiamo vivendo, guardandola con un maggiore ottimismo che in questo momento sembra non apparirci. Ecco perché io, più che augurarvi un buon lavoro, non posso ringraziarvi, perché io credo che da questi 7 giorni potremo tutti quanti noi uscire molto più ricchi, non economicamente ovviamente, ma da un punto di vista morale e soprattutto da un punto di vista culturale. Grazie ancora per aver scelto Senigallia. Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, che noi avevamo avuto l'opportunità di intervistare a Pesaro qualche mese fa in occasione di una mostra fotografica. Qui a Senigallia oggi si svolge un evento importante dove comunque viene coniugata sempre l'arte con in più l'attività imprenditoriale. Sì, buongiorno. Questo è un momento molto importante anche questo per Senigallia e siamo orgogliosi che la Confartigianato abbia scelto la Rotonda, soprattutto una location così importante per poter fare appunto questo tipo di incontro e dove si parlerà ovviamente di arte, ma si parlerà soprattutto di impresa. L'artigianato è un'arte in se stessa e quindi è importante per noi esserci. Una settimana di lavoro, una grande occasione di confronto attraverso dibattiti, convegni. Questa è la proposta che ha fatto Confartigianato Ancona, Pesaro Urbino alla comunità della regione. Questa è la proposta che è stata accolta da tutte le principali autorità della regione, a partire dal prefetto, a partire dal prefetto di Ancona, dal vicepresidente della regione Marche, dal presidente della regione Marche che non ha fatto mancare il suo saluto e da tutte le principali cariche di Confartigianato, prima fra tutte quella del presidente nazionale. Una grande occasione per parlare di microimpresa, per parlare di economia, per parlare di quella che è davvero la spina dorsale della nostra territorialità imprenditoriale nelle Marche. Un saluto e un grazie a Francesco Mazzetti per il suo supporto tecnico.